Le reminiscenze scolastiche dei vari periodi storici che hanno contraddistinto il cammino della civiltà, elencando particolarmente alterne vicende, soprattutto cruente, attraverso le quali i gruppi umani hanno costituito le nazioni senza sufficientemente evidenziare il processo evolutivo dell'umano intelletto, non forniscono quell'immagine autentica del passato oggi necessaria per affermare ogni personale identità. Così, oltre la scuola, e probabilmente proprio grazie ad essa, il bisogno di conoscere che spinge spesso a indagare sui fatti del passato per scoprire segreti occulti, porta a visualizzare realtà diverse da quelle descritte sui comuni testi e rappresentare così determinate epoche in una prospettiva sorprendente. L'Associazione Est Medievale, che ogni anno si esibisce all'interno dello storico castello, mette in luce e fa conoscere le particolarità di un periodo generalmente considerato buio e che invece, oltre alle note e cruente vicissitudini esaltate particolarmente nei film, appare luminoso perché comprende una grande vitalità intellettuale, una sviluppata sensibilità artistica e una profonda conoscenza spirituale. L'Associazione di Est Medievale è nata nel lontano 1992 da parte di amici qui della città di Est che volevano sviluppare la storia del periodo medievale ed in particolare della famiglia degli Est che hanno dominato tra il 1050 fino alla quasi la fine del 1200, poi si sono trasferiti alla corte di Ferrara dove poi hanno regnato per lungo periodo di tempo. Lo scopo è proprio quello di studiare quella pagina di storia, soprattutto di uno degli Est, che era appunto Azzo VII, detto il Novello. Questa parte qui del castello, tra l'altro è un castello carrarese, mentre la parte degli Est è quella parte che si vede in fondo di là, che sono rimasti i resti di quello che era un tempo il suo castello. Quindi noi ci siamo sviluppati su questo tipo di attività, ma non è solamente un quadro di rievocare quelle pagine di storia, ma è anche andare a studiare la storia, quindi capire che il Medioevo non era così quell'epoca buia come viene portato avanti, che si dice appunto è stato un punto oscuro. Il Medioevo ha dato anche delle forme promozione, perché le scoperte che abbiamo oggi sono passate attraverso anche quel periodo. Quindi studiare ad esempio non solamente l'aspetto militare, quindi le armi d'assedio, le armi da combattimento, e qui ci sono dei vari esempi che andiamo dall'alto Medioevo fino al Rinascimento, ma anche come si curavano nel Medioevo. Accanto a questa attività abbiamo poi sviluppato anche tutto quello che era la sartoria, come si vestivano le nostre mogli, signore che appartengono all'associazione, producono anche le cosiddette cordelle, che erano adesso si chiamano passamaneria, ma in quel periodo fino al Rinascimento si chiamavano appunto cordelle. Poi abbiamo la sezione che si occupa del ballo che era, diciamo, periodo fine medievale, cioè fine periodo medievale, inizio Rinascimento, perché non c'erano grandi manoscritti allora di capire come si divertivano in quel periodo. Poi abbiamo un'altra sezione che si occupa del tiro con l'arco, e anche quello lì abbiamo un sacco di ragazzi che vengono per imparare a tirare con l'arco di foggia storica. In più abbiamo adesso una sezione di armi d'assedio che sono in scala naturalmente, ma sono tutte quante funzionanti, quindi attraverso lo studio di manoscritti si è arrivati appunto a costruire queste armi d'assedio che hanno questa funzione. Gli eventi che noi narriamo, che riviviamo, che studiamo, sono inseribili in un contesto europeo molto più ampio. Noi in particolare cerchiamo le radici della Casa d'Este, la quale ebbe origine da un ramo degli Obertenghi, una famiglia che poteva annoverare anche un nome come Matilde di Canossa.
Il periodo quindi è molto più profondo nel tempo. La casa d'Este si riteneva di origine longobarda. Ecco che allora noi siamo partiti da queste lontane origini e abbiamo ricostruito la fase militare di quell'epoca che in questa giornata viene esposta e descritta. La casa d'Este è importante soprattutto nella prima metà del XIII secolo, quando raggiunge il suo punto più luminoso e più potente con Azzo VI d'Este, che è in pratica uno dei tutori di Federico II di Svevia. Noi facciamo attività culturale perché facciamo degli studi attraverso manoscritti dell'epoca e cerchiamo di divulgare alla gente le conoscenze di allora, perché alcune, cioè le persone che vengono, perché sono tutte quante attività didattiche che noi facciamo, rimangono un po' colpite, soprattutto come ad esempio si vestivano, come mangiavano, come a parte gli armamenti, ma anche come si curavano queste persone, i nostri avi del passato. E quindi è anche questo un momento di gratificazione, perché vedi che le persone sono interessate, perché sono cose che spesso si vedono nei film, nei sceneggiati televisivi, però non entrano, sono molto quelli lì romanzati eccetera, ma non è la vera diciamo storia di carattere culturale, che è un po' diversa rispetto a quella che si vede, diciamo. Tra i figli di Azzo VI c'è anche una donna, Beatrice d'Este. Beatrice è una figlia contesa, diciamo, tra i vari potentati dell'epoca, ossia è ambita come moglie per un contratto matrimoniale. Ma Azzo VI muore improvvisamente e Beatrice è come se fosse scioccata, cioè in pratica entra in una crisi, da quel che si capisce, depressiva, per cui decide di farsi monaca. La principessa, così bisogna chiamarla, scrive al Papa chiedendo se è il caso di farsi monaca. Il Papa ovviamente risponde con una certa ambiguità, cioè lui non forza nessuno, ma se ne andrà. Andrà sul Salarola prima a fondare una comunità di monache e sul Gemola poi. Beatrice morirà verosimilmente consunta dalla tisi. Verrà sepolta e per una azione, ovviamente la Chiesa grida al miracolo, e di acque dure, il corpo viene pietrificato. Attualmente si trova nel Duomo di Este. Reliquia importante perché è uno dei pochi volti del Medioevo che noi possiamo praticamente ricostruire dal vivo. Beatrice d'Este è anche una delle donne, se non la più cantata, una tra le più cantate dai trovatori del. Io sono entrata in questa associazione da poco, anche se simpatizzo da tempo, e grazie a questa mia passione per l'iconografia sacra, che è iniziata dunque una ventina d'anni fa circa, come percorso spirituale. Non lo faccio a tempo pieno, ma sono momenti che mi ritaglio dalla vita di tutti i giorni proprio per immergermi nella spiritualità che era tipica del Medioevo. Tipica del Medioevo perché l'uomo del Medioevo cercava di staccarsi dallo spazio e dal tempo reale per ritrovare lo spirito. E l'immagine dell'iconografia bizantina, perché è nata a Bisanzio nel V secolo, ha la capacità di portarci fuori dal tempo e dallo spazio per ritrovare la dimensione spirituale. Infatti si tratta di ritratti simbolici di personaggi che sono stati storicamente descritti e che vengono spiritualizzati, appunto, cioè non hanno le caratteristiche della carnalità, della sensualità a cui noi siamo abituati nella pittura occidentale dopo il romanico, e
che portano, ci portano la loro presenza nel nostro, nella nostra vita, perché l'icona è fatta proprio, è presenza, è testimonianza di presenza. I personaggi vogliono uscire dall'immagine ed entrare nel nostro spazio. Per chi ancora non riesce a pensare lo spazio della cultura come reale, concreto, pur se immateriale, capace di produrre valori anche commerciali quando sviluppa l'opera creativa del genio umano, serve visualizzare questa prospettiva che nell'uomo rende inconsistente l'evidenza dei sensi di fronte alla grandiosità dello spirito. Qui con me c'è Anna Maria, che è una carissima amica, che è diventata indispensabile, insostituibile per le piccole esposizioni che facciamo con le icone, perché mi aiuta, mi sostiene, mi sostituisce anche in alcuni momenti, e veramente non saprei come fare senza di lei. Ed io ho trovato una figlia.